500 telecamere addosso, con il pensiero che se toppi un congiuntivo questa diventa una notizia nazionale, un congiuntivo e non la Bolkestein come fotte cittadini, come gli studi di settore come fottono i cittadini, il congiuntivo, un tweet sbagliato diventa notizia nazionale. E non è semplice sconfiggere soprattutto questo sistema mediatico che è pronto soltanto, non ce l'ho con tutti per l'amor di Dio, ci sono ottimi giornalisti, a captare, cogliere l'errore di dissezionare un discorso per togliere, per trovare l'errore, per delegittimare l'unica forza politica che non si è spartita nulla qua dentro. E la rabbia vostra è la stessa che c'ho io, perché sono 4 anni che subiamo qualsiasi cosa, soprattutto dal sistema mediatico, per non essere mai scesi a compromessi con questa. Bravo! Ma sta confe Sergenti, confe con me, c'ha tanto potere da non far venire stampa e giornale. Però raga, che cazzo ma lì ci stanno ora delle ma adesso sono arrivati, quando li mando cazzo dovete venire prima, portaggio prima dovete venire, ma senti un attimo, danza vado qui a Roma, che c'è Anzardi, siete dei servi, servi. Ecco, allora se tu ci puoi dare una mano con sta stampa maledetta, dai, rompe gli coglioni. Ma stasera, sai, scusa, che se dovete stare tutti i giorni. Ieri sera un giornalista, ieri sera una c'è stato il dito, la parola a porte, sai, e dovevano parlare di tranne. Ma nessuno ne fa del male. Il problema, dici, l'informazione. Il problema sono sempre le linee editoriali di quelli che si chiamano editori impuri, cioè coloro che detengono possedimenti enormi mediatici, però hanno altri interessi e utilizzano il loro sistema mediatico per i loro interessi. Due nomi, De Benedetti e Gruppo L'Espresso. L'altro nome tu hai citato, Messaggero. Messaggero è De Caltagirone. E da quando non gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi a Roma a Caltagirone, ogni giorno tirano merda sul Movimento 5 Stelle. Ti capisco! È così! Bravo, Dippa, bravo! Però questo discorso, dico, ma...